Come si dice, un caso che fa giurisprudenza. Il Comune di Trieste ha reso obbligatoria la profilassi vaccinale per consentire l'accesso dei bambini all'asilo nido, alla scuola materna e alle scuole primarie dell'infanzia. Noi copriamo, diciamo, gli 0-6 anni. Sì. E devo dire che in effetti siamo stati in capofila di questa iniziativa, che credo che con la sentenza che arriverà del Consiglio di Stato, perché la nostra delibera è stata impugnata sia prima al TAR, che ha dato ragione a noi, che al Consiglio di Stato, credo che facciamo giurisprudenza a questo punto. Ma esistono, assessore, comunque dei casi di bambine non vaccinate per cui non avranno possibilità di accesso? Sì, noi abbiamo fatto le graduatorie per l'accesso appunto alle scuole dell'infanzia, 3-6 anni, sono proprio del 28 di aprile, e su 810 domande abbiamo rilevato alcuni casi in cui i bambini non erano stati vaccinati. O meglio, l'azienda sanitaria ha fatto delle verifiche incrociate, ci ha segnalato questi casi. Noi comunque abbiamo fatto una verifica con gli interessati, chiamando le famiglie eccetera. Poi è venuto fuori che i casi erano molto meno, perché alcuni bambini che non risultavano vaccinati all'azienda sanitaria triestina lo avevano fatto in realtà o all'estero o in altre regioni, per cui i casi si sono ridimensionati. Abbiamo intercettato 19 bambini che non erano stati vaccinati, ma le cui famiglie si sono impegnate a vaccinarle, e noi verificheremo, quindi li abbiamo inseriti in graduatoria con riserva, e altri 4 che invece non hanno dato nessuna risposta alle motivazioni per cui non erano stati vaccinati e continuano a non voler essere vaccinati, per cui purtroppo abbiamo dovuto non ammetterli alle graduatorie, quindi sono fuori dalle nostre graduatorie e non potranno frequentare le scuole dell'infanzia comunali, fermo restando il fatto che evidentemente possono farlo in quelle statali. C'è da dire una cosa: noi come Comune di Trieste gestiamo la maggior parte delle scuole dell'infanzia comunali, delle scuole dell'infanzia, perché lo Stato ne gestisce altre, ma sono inferiori alle nostre. Quello che volevo dire è che noi non abbiamo introdotto nessun nuovo obbligo, ma abbiamo semplicemente reso attuabile un obbligo che esiste per legge.